Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, oggi andremo a fare l'unboxing dell'edizione Arrow 4K del film di Dario Argento, L'uccello dalle piume di cristallo. Andremo a fare l'unboxing di questa limited edition targata Arrow del film di Dario Argento del 1970. Si tratta del film debutto alla regia di Dario Argento che ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura di questo lungometraggio qui, che è liberamente ispirato al romanzo La statua che urla di Frederick Brown. Infatti, inizialmente l'adattamento cinematografico di questo romanzo qui doveva essere diretto da Bernardo Bertolucci, ma successivamente passò il testimone a un giovane talentuoso che era in procinto di fare il suo debutto alla regia, ovvero Dario Argento. Infatti, Bertolucci e Dario Argento si erano conosciuti e avevano già collaborato insieme sul film C'era una volta il West di Sergio Leone. Tra le maestranze che hanno collaborato a questo lungometraggio qui, sottolineo la presenza di due mostri sacri del cinema italiano, ma non solo del cinema mondiale, della cinematografia mondiale, ovvero Ennio Morricone alle musiche e Vittorio Storaro alla direzione della fotografia dell'Uccello dalle piume di cristallo. E questo lungometraggio qui del 1970, L'uccello dalle piume di cristallo, viene considerato il primo capitolo della cosiddetta trilogia degli animali di Dario Argento. I film successivi saranno Quattro mosche di velluto grigio e Il gatto a nove code. Infatti, Il gatto a nove code è la prossima release della Arrow Video, che uscirà fra qualche mese in una edizione limited. Giusto per una precisazione, visto che ci riferiamo un attimino agli animali, l'uccello del titolo, l'Ornithus nevaris, non esiste. In realtà si tratta di un semplice gru coronata. Il film in realtà non ebbe tutto questo grandissimo successo, però rimase impressa la regia di Dario Argento, in quanto ispirandosi a Mario Bava e alcuni vertici del western all'italiana, era riuscito a mettersi in mostra con questo suo primo lungometraggio. Infatti vinse nel 1970 il Globo d'Oro alla miglior opera prima. Comunque ragazzi, dopo tutti questi preamboli, andiamo ad aprire il box Limited Edition della Arrow Video dell'Uccello dalle piume di cristallo. Come al solito, i box cartonati della Arrow sono di un cartone bello rigido, spessissimo, quindi la struttura, come al solito, il top, e l'edizione contiene tantissimi contenuti speciali che andremo a vedere poi nel dettaglio. Ovviamente, essendo una produzione italiana girata in lingua italiana, all'interno di questa edizione qui 4K c'è la lingua italiana. Qui dentro troviamo la Marei con il medesimo artwork che c'è nella slipcase cartonata, e dentro troviamo delle cartoline qui e il disco 4K Ultra HD. Poi, come di consueto, c'è la copertina reversibile come Arrow vuole, con il titolo del film in italiano. Io prediligo l'artwork originale identico a quello della slipcase, per cui terrò questo qui. Le cartoline sono queste qui, stampate su un bel cartonato rigido, e adesso ve le faccio vedere. Sono in sostanza sei cartoline molto molto belle con alcune delle immagini più significative del lungometraggio di Dario Argento. Qui dietro invece troviamo come artwork comune l'artwork della copertina. Davvero molto belle, stampate su un cartoncino rigido di una bella grammatura. Belle, molto belle. Poi troviamo il poster. Qui c'è l'artwork dell'edizione, dove possiamo ammirare
in tutto il suo splendore l'uccello dalle piume di cristallo. E anche qui dietro troviamo un poster britannico con la scritta in inglese. Però guardate che bella l'artwork di questo poster qui, della cover dell'edizione. Davvero molto bello, mi piace molto. L'edizione Limited Edition della Arrow è uscita anche con una variante che presentava il cartoncino, lo slipcase, con l'artwork e con la scritta all'italiana, con il poster originale dell'epoca. L'edizione si può trovare sul sito della Arrow Video ed è esclusiva di quello store lì. Io questa edizione qui l'ho comprata tramite Zavia e non ho dovuto pagare la dogana, però onestamente mi piaceva molto di più quest'artwork qui. Poi, oltre alla Marei e al poster, troviamo il bellissimo booklet, che in realtà è un vero e proprio libro brossurato, bello sostanzioso. Infatti, non a caso c'è addirittura l'indice. Non solo testo, ma ovviamente vengono alternati scritti con delle immagini del lungometraggio, come questa qui. E qui ci sono le note sul restauro, ed è praticamente l'ultima pagina di questo libro brossurato su il film L'uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento. Davvero un bellissimo booklet, un libro vero e proprio, molto sostanzioso, di 50 e rotti pagine, di 59 pagine, che raccontano di tutto di più sul film. Quindi ci sono dei saggi che analizzano di tutto di più sull'opera di Dario Argento. Adesso, prima di lasciarci, andiamo a inserire il disco e a dare un'occhiata ai contenuti speciali dell'edizione Arrow Video in 4K dell'Uccello dalle piume di cristallo. Entrato nel cinema in maniera del tutto casuale perché ero in Sicilia come volontario nel terremoto del Belice e lì
What's wrong? I don't know. That painting, it bothers me. What is it? It's a photo. Nasce da varie emozioni che mi hanno portato, sia un viaggio che ho fatto in Tunisia, dove ho avuto una visione del film mentre dormivo su una spiaggia, e quindi bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo unboxing relativo all'edizione Limited Edition Arrow del film di Dario Argento, L'Uccello dalle piume di cristallo, il film di debutto alla regia del maestro Dario Argento in questo giallo thriller diventato cult negli anni. Questa qui è un'edizione davvero fantastica, con un disco 4K, con il film alla più alta qualità audio-video disponibile sul mercato, una valanga di contenuti speciali come le edizioni Arrow esigono, un bellissimo booklet che in realtà è un vero e proprio libro di 50 rotti pagine, il poster Double Face e un bel slipcover, un bel cartonato che racchiude tutte queste bellezze. Sul film non vi ho detto assolutamente nulla perché in realtà la trilogia degli animali di Dario Argento non l'ho mai vista, però ci tenevo a recuperare il titolo perché vorrei comprare tutte le edizioni limited edition che la Arrow sfornerà della filmografia di Dario Argento. Infatti sono già state annunciate le release di Il gatto a nove code e di Profondo Rosso, per cui attivate la campanella e iscrivetevi al canale perché prossimamente vi mostrerò anche gli unboxing di questi titoli qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo unboxing qui, di questo titolo qui, di questa edizione qui, e scrivetemi tutto qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto!